Pensavate di esservi liberati di me? Ma welcome back, canali! Sì, soliti terrestri. Ti preoccupo. Almeno buonasera, comunque. Oh. Guarda qua, mi sono tagliato tutto. Oh, te l'ho detto per le volte, la barba si fa la mattina presto con la pelle riposata, hai 70 anni, te lo devo insegnare io questa cosa. Mi hai rotto la minchia, mi devi portare a fare la depilazione elettro completa. Ah. Lo sai che fai? La fa ancora? Bravissima! Brava! Con lista aperta a Canalis! Ho il calendario a casa! Bravi, bravissimi! Brava, che meraviglia! Sia? Chi è? Pronto? Chi è? C'è una bomba nella galassia? Ah, Marziano, scusi, guardi che è in anticipo. Se vuole parlare con Bertolino, deve passare più tardi. Dove è andato a finire sto Van Wood coi tram? C'è una bomba nella galassia? Anche noi abbiamo una bomba intelligente. Ah, sì? E che bomba è? Bomba Unziger! Si calma e... consoliamoci col passato. Andiamo a vedere il passato, andiamo a vedere gli arretrati, eh? Venga, lei, forza. Ma che è gelosa, lei? La ragazza! No, mi perdoni, signorina Canali. Stavo cercando di convincere la ragazza. Anche a noi, allora. Venga, va bene, lo vengo a dire a tutti, allora. Che pubblico meraviglioso. Possiamo chiudere? Sì. Oppure c'è qualche altro imbecille in giro? Sì, aspetta, è arrivato un'email. Ah, ma sarà per l'ente protezione animali? Per quel piccolo ragno malato che c'era qua? No, aspetta, è un piccolo telespettatore che chiede: cari visitors, come faccio a capire se sono un visitors? Vabbè, dipende, se tu, non lo so, se magari stai discutendo dell'importanza della pace in... un dittatore coi baffi, allora sei... entro e muori soffocato! Sono più di un dottero! Basta! Fare la gente con il paranormale... Thunderbird su Italia 1, allora? Ancora. Sei un visitor. Thunderbird, Italia 1, adesso, dopo ci di vediamo tra 7 giorni! 7 giorni!